In questo video ti parlerò dell'Arcangelo Michele e dei suoi benefici. Gli arcangeli sono le energie più potenti. La parola arcangelo vuol dire capo degli angeli, infatti sono a capo delle schiere angeliche. Vengono attribuiti loro grandi capacità di messaggeri, di guide e di protettori. Ognuno svolge un proprio compito, ognuno ha la propria missione. Sono creature fuori dal tempo e conoscono il passato, presente e futuro di ogni persona, così da poterla aiutare nelle scelte di vita. Non forzano mai le persone, ma indirizzano e hanno il dono dell'ubiquità. Possono trovarsi in più posti contemporaneamente. Rispettano il nostro libero arbitrio e non intervengono senza il nostro permesso. Sono molto numerosi, ma i più conosciuti sono 7. In questo video ti parlerò nello specifico dell'Arcangelo Michele. È l'arcangelo a capo delle milizie celesti, è dedito alla protezione dalle energie negative e possiamo invocarlo quando ci sentiamo in pericolo. La sua aura è blu, viola scuro e oro. A volte può proteggerci anche prestandoci il suo scudo. Il tuo ruolo è quello di dare loro il compito di gestire le cose, chiedere aiuto e sostegno in ogni situazione. Faranno tutto ciò che tu gli permetterai di fare senza mai violare il tuo libero arbitrio. Loro saranno a tua completa disposizione. Non è necessario ricorrere a riti magici o formule. È sufficiente invocarli a parole tue a cuore aperto. Loro ascoltano le richieste che provengono dal cuore e ti amano senza condizioni. Chiudi gli occhi e invocali pronunciando queste parole. Arcangeli, io chiedo il vostro intervento. Oppure nello specifico di un arcangelo in particolare, Arcangelo Michele, io chiedo la tua protezione, descrivendo la situazione per cui chiedi sostegno. Subito potresti non percepire nulla, ma ti garantisco che nel momento in cui loro sentono che hai chiesto il loro intervento, accorrono pronti ad accogliere le tue richieste. Tu devi solo affidarti a loro e concedere agli esseri di luce di farsi carico dei tuoi fardelli o del tuo desiderio. Il tuo passo successivo sta nell'essere paziente e pronto a ricevere.